E continuando su questa scia, insomma, degli effetti della crisi anche sull'intercultura, passo la parola a Graziella Favoro, che è una delle promotrici dei centri interculturali della rete nazionale. Sì, buongiorno a tutti. Un grazie da parte di tutti i centri interculturali che sono venuti qui a Napoli per l'accoglienza, il calore, la possibilità di uno scambio. Ci sono persone che vengono da Trento, da Treviso, dalla Liguria, da Genova, dalla Emilia Romagna, da Milano, un foltissimo gruppo, da Como. Quindi ogni anno noi ci ritroviamo come centri interculturali, ne abbiamo contati 72 in Italia, ci ritroviamo in una città diversa e quest'anno Napoli è stata la nostra città ospite e siamo molto contenti di essere qui. Lo spirito che anima questi incontri e che poi cerco di tradurre in maniera molto sintetica e se volete molto povera, che è stato quello che chi ha potuto partecipare stamattina alle sessioni sulle quattro parole chiave che abbiamo scelto per quest'anno ha potuto sperimentare, lo spirito che anima questi incontri è quello dello scambio delle idee, dello scambio delle pratiche, della possibilità di portare strumenti sperimentati in una città e di portarli in un'altra, di lavorare insieme a distanza, avendo la possibilità ogni anno di vederci almeno una volta, invece fisicamente in un luogo diverso. Allora lo spirito di questi incontri, degli incontri dei centri interculturali, è quello, dicevo, del scambio di pratiche, di idee, di contenuti, di modalità di stare insieme, tutti legati al tema dell'integrazione e dell'intercultura. Allora io cerco di condensare in questa comunicazione alcuni temi. All'inizio, come primo punto, cercherei di restituire, anche se ripeto in una maniera molto povera in fondo rispetto alla ricchezza degli scambi, quali sono alcune parole chiave che sono emerse nelle quattro sessioni di questa mattina. Successivamente vi invito a entrare insieme nella scuola multiculturale. Quindi io mi dedico al tema soprattutto dei bambini e dei ragazzi che vengono da lontano o che sono nati qui. Quindi vi invito a entrare nella scuola multiculturale, nelle sue trasformazioni, a immaginare insieme che cosa sia una scuola inclusiva. Questa parola è ricorsa in tutte e quattro le sessioni. Io vi propongo 10 domande per interrogarci se una scuola, ma anche un servizio educativo, un intervento extrascolastico sono davvero inclusivi, e infine cerco di soffermarmi su che cosa vuol dire oggi una scuola che fa intercultura, che cosa significa. Allora parto dal titolo, prima di passare al tema delle quattro sessioni. Il titolo è l'intercultura nonostante. Nonostante che cosa? Nonostante le fatiche di questo momento, nonostante la crisi, che Goffredo Fofi ci ha detto che si può tradurre anche in una opportunità, in un'occasione di maggiore solidarietà, e quindi questo lo prendiamo come un augurio. Intercultura nonostante la perdita a volte di motivazione, lo scoraggiamento, la rassegnazione che si coglie anche nelle città, nelle scuole, nei servizi educativi. Fatica che si coglieva anche nelle sessioni di questa mattina insieme alla voglia di continuare a lavorare e ad agire nella direzione interculturale. Allora, le parole chiave delle sessioni parallele di questa mattina sostanzialmente erano scuola, lingua, fragilità e città di tutti e per tutti. Come vedete, macro temi dai quali è difficile distillare alcune idee, ma che io provo, anche grazie a chi ha coordinato e introdotto i lavori, a restituirvi almeno in parte. Scuola multiculturale che cerca di diventare interculturale nel momento della crisi. Quali sono alcune
fisionomie, alcuni ritratti, alcune buone pratiche che sono emerse da questa sessione, tra l'altro frequentatissima. Allora, un discorso di metodo, lavorare sempre di più a distanza sulla rete e sui gemellaggi, gemellaggi tra scuole. Ad esempio Bologna e Milano hanno portato un esempio concreto di lavoro sulle scuole superiori multiculturali a distanza. Ancora, utilizzare e inserire nella scuola, ma anche nel mondo dell'extrascuola, queste figure di prossimità maggiore rispetto ai bambini e ragazzi stranieri, che sono figure che abbiamo sperimentato in 4 città italiane, che sono i tutor stranieri. Sostanzialmente sono ragazzi più grandi che frequentano l'ultimo anno delle superiori o l'università, scienze dell'educazione, mediazione linguistico-culturale, formazione primaria, ma anche altre facoltà, di origine straniera o stranieri, i quali diventano degli accompagnatori, dei traghettatori, dei fratelli o sorelle maggiori, dei ragazzini più piccoli, connazionali oppure no, che stanno nelle scuole, in particolare secondarie di primo grado. L'abbiamo sperimentato questa figura del tutor straniero con un grande impatto, anche al di là delle nostre aspettative, e stamattina c'era Sara, una delle ragazze che ha fatto la tutor a Milano, che ha raccontato dal punto di vista di chi l'ha fatto, che cosa ha significato questo lavorare con i più piccoli. Ancora sono venute fuori in questa sessione ricchissima le immagini di scuola che come genitori le famiglie straniere hanno interiorizzato della loro scuola nei paesi di origine e quali sono le rappresentazioni che hanno della scuola italiana, quindi per lavorare sulla genitorialità, sull'avvicinamento tra scuola e famiglia, è sembrato importante, ne è uscito un volume estremamente ricco e interessante che si chiama proprio Storie di scuola, andare a recuperare che cosa ricordano, pensano, che cosa hanno vissuto le mamme e i papà stranieri nella scuola del paese di origine, quindi con quale copione cognitivo, con quale idea in testa si avvicinano alle nostre scuole. E ancora abbiamo avuto un documento importante che diciamo è stato elaborato dalla provincia di Trento, ma che io invito a tutti a conoscere, che sono le linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri, che per la provincia di Trento autonoma è diventato il documento di riferimento, la loro legge, e che per noi può diventare una bussola, un cammino, è sul sito, e in questo documento Trento ha distillato il meglio di quello che è emerso in questi anni dalle scuole, dalle città, dai centri interculturali. Vado velocemente alla seconda sessione, lingua. Lingua italiano, italiano lingua nostra, è bellissimo quel libro di Beccaria su l'italiano che ci ha fatto diventare nazione prima ancora che ci fosse la nazione, intendo ovviamente l'italiano e gli italiani. Ecco, oggi l'italiano diventa proposta di integrazione e di inclusione, ovviamente lingua di scolarità per i bambini e i ragazzi che sono a scuola, ma diventa lingua di sopravvivenza, lingua di lavoro, lingua con la quale rivendicare e chiedere i propri diritti, ma anche lingua di narrazione, lingua di genitorialità per chi invece la apprende da adulto. In questa sessione abbiamo avuto moltissime voci, sia di chi lavora oggi con gli adulti e sia di chi continua a lavorare nelle scuole sull'apprendimento linguistico per i bambini e per i ragazzi. Ricordiamoci che per gli adulti l'italiano oggi è diventato un test, quindi non solo è lingua dell'integrazione, della partecipazione, del futuro, della crescita dei loro figli, ma è diventato un test sia per chi vuole chiedere il permesso di soggiorno lungo, ma chi lavora in questo settore lo sa benissimo, quindi è come dire obbligatorio l'apprendimento dell'italiano, sia per chi
ha un permesso di soggiorno da nuovo ingresso. E allora l'abbiamo fatto diventare un test, ma non sempre abbiamo costruito le condizioni strutturali nelle città perché l'italiano fosse accessibile a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ecco, quindi bisogna che il volontariato, le scuole, chi lavora con gli adulti, la televisione costruiscano questa strada. Quindi abbiamo deciso per legge che doveva essere un test, ma non abbiamo ancora creato le condizioni perché tutti, chi sta nella città grande, chi sta nelle città più piccole, chi sta isolato sulle montagne e fa l'allevatore o il contadino o la badante nelle case, possa accedere davvero all'italiano. Ancora, terza sessione, si è interrogata sull'intercultura nelle situazioni di fragilità. E allora, fragilità, come fa la fragilità a diventare resilienza? Com'è possibile che da una situazione di vulnerabilità bambini e ragazzi, adulti, ma in particolare bambini e ragazzi, possano diventare resilienti, che è l'altra faccia della fragilità? Allora c'è una frase di Cyrul Nick, questo psichiatra che vive in Francia, ma che ha attraversato la Shoah, attraversato traumi indicibili, in questo libro bellissimo che si chiama Autobiografia di uno spaventapasseri. Lui racconta come per un bambino e un ragazzo che hanno delle fragilità, per diventare resilienti, una minima condizione è che trovino sul loro cammino quello che lui chiama almeno una stella. Almeno una stella è una figura adulta che lo accompagna, un educatore, una persona che ha attenzioni alle sue fragilità e che sa darvi risposta anche andando a capire quali sono i talenti, le potenzialità, perché lavorare nella fragilità, come è venuto fuori in questo gruppo, vuol dire anche co-costruire, tirar fuori, non solo dare risposta a bisogni specifici. Infine, l'ultima sessione si è interrogata, questo titolo veramente da far tremare i polsi, sulla città di tutti. E allora, la città di tutti, quali sono le condizioni di base? Curare i contesti, curare le relazioni, far sì che ci siano spazi per il riconoscimento culturale e interculturale. Ecco, queste sono alcune delle parole chiave che sono emerse nelle sessioni, ma che poi potete ovviamente ritrovare e approfondire nei materiali che hanno accompagnato questo lavoro. Allora spostiamoci dalle sessioni alla scuola. Da questo momento in avanti molte delle cose che vi dico le potete trovare, sono poi a disposizione di tutti, su un PowerPoint che per ragioni tecniche non faccio vedere, ma che sarà poi diciamo accessibile a tutti quanti. Allora, la scuola. Guardiamo insieme la nostra scuola, i servizi educativi dei più piccoli e la scuola. Cerco di vederla insieme a voi incrociando lo sguardo. Come dice Desserteaux, per guardare le cose bisogna avere lo sguardo di chi guarda un po' da lontano, ma non troppo, dal grattacielo, dice lui, e chi guarda le cose come un viandante, camminandoci in mezzo. Allora proviamo a guardare la scuola, i bambini e i ragazzi stranieri che la frequentano, 760.000 circa in Italia, 20.000 nella Campania, quasi 200.000 nella Lombardia, ecco, per avere anche delle proporzioni su che cosa succede in alcuni luoghi e in altri luoghi. Ecco, proviamo a guardare la scuola multiculturale dal grattacielo e anche camminandoci in mezzo. Dal grattacielo vediamo quattro tendenze. La prima, la presenza sempre più massiccia degli alunni dell'Est Europa. La europeizzazione
dell'immigrazione e dell'immigrazione degli alunni. Pensate che in 20 anni gli alunni dell'Est Europa sono passati da una percentuale del 21% al 52%, mentre gli altri continenti hanno, diciamo, perso peso percentuale e, come dire, sono l'America meno del 10%, l'Africa nel tempo si è ridotta in termini percentuali. Quindi la prima grossa tendenza è questo discorso di una presenza massiccia e significativa di bambini e ragazzi europei, dell'Est Europa. Seconda tendenza è quella di un assestamento delle presenze, cioè abbiamo una crescita fisiologica che continua, ma non più con i picchi che ci sono stati, ad esempio, fra il 2002 e il 2007, dove c'era un arrivo massiccio di neoarrivati ogni anno. Terza tendenza, allora, è quella dell'aumento molto forte dei nati in Italia. Quindi si riduce fortemente l'arrivo dei ragazzini dai paesi di origine, ma cresce in maniera molto vivace e molto forte la cosiddetta seconda generazione. E allora, ultima tendenza, nella classe multiculturale, e chi lavora o lavora nel mondo educativo lo sperimenta ogni giorno, troviamo parlare di bambini e ragazzi stranieri o di alunni stranieri, come vedete, è diventato un termine riduttivo. Troviamo un mondo di storie anche fra di loro. Quindi l'ultima tendenza è la eterogeneità delle storie, delle provenienze, delle situazioni linguistiche, chi è bilingue dalla nascita o lo diventa poco dopo, chi invece diventa bilingue perché aggiunge l'italiano a un certo punto della sua vita, chi impara l'italiano invece quando ha 10-11 anni, chi invece ha l'italiano come lingua adottiva, quasi una seconda lingua madre accanto alla propria lingua di origine. Queste sono le quattro tendenze che vediamo dal grattacielo. Adesso camminiamo in mezzo alla scuola, nelle sue aule, e avviciniamoci a dei banchi e guardiamo cosa succede ai bambini e ragazzi stranieri nel loro percorso di integrazione. Allora, l'immagine che vi restituisco è quella di una integrazione rallentata. Non dico non riuscita, dico rallentata, caricata di fardelli, di pesi. Allora, quali sono sostanzialmente questi pesi? Li conoscete bene? Il ritardo scolastico all'ingresso nella scuola, no? Per cui il ragazzino viene posizionato 2 anni indietro rispetto all'età anagrafica, il tasso di bocciature più elevato, le difficoltà che abbiamo economiche di risorse di dare risposta di qualità ai bisogni specifici, la prosecuzione nella scuola superiore per i ragazzi stranieri che lo fanno, oltre l'obbligo scolastico, l'Istat calcola che continuino il 50% degli stranieri oltre l'obbligo scolastico, che è una percentuale, come dire, molto bassa. Chi lo fa negli istituti professionali o nella formazione professionale, anche se all'esame di terza media a volte ha avuto un esito positivo o molto positivo. Allora, i fardelli che rendono questo percorso di integrazione più rallentata sono fardelli che si sono a volte incancreniti, come il ritardo scolastico che non riusciamo a debellare, e a volte si stanno delineando per i ragazzi nelle superiori, questa sorta di canalizzazione formativa anche per chi ha un esito scolastico buono nella terza media e ha quindi talenti, potenzialità. E quindi tutto un tema da riprendere in mano, da rivedere per far sì che questo
rallentamento diventi, non si arrugginisca, ma diventi, ci sia la possibilità di in parte almeno decostruirlo. Allora andiamo avanti e facciamo un altro passo. La scuola inclusiva. La parola inclusione, io ho girato nelle quattro sessioni, è ritornata in tutte le sessioni. La parola inclusione, poi vi leggerò due pezzettini, è fortemente presente nelle indicazioni nazionali per il curriculum, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media, le indicazioni nazionali per il curriculum che dovrebbero essere diffuse, sono state diffuse in maniera prima in bozza per discuterle, ora dovrebbero diventare ovviamente patrimonio di tutti, del mondo educativo e della scuola. Allora l'inclusione che cos'è? Quali sono le condizioni perché davvero una scuola sia inclusiva? Ci vogliono cultura e visione dell'inclusione, ethos, idea dell'inclusione, orizzonte. Secondo, ci vogliono politiche e principi. Terzo, ci vogliono pratiche, azioni, dispositivi di inclusione. Quarto, ci vogliono atteggiamenti, comportamenti, linguaggio di inclusione. Ad esempio, lo dico, mi ha colpito a volte stamattina girando in alcune sessioni che ancora degli insegnanti utilizzino il termine, a proposito degli alunni non italiani o di nazionalità straniera, che usino il termine extracomunitari. Mi ha colpito perché nella scuola, per fortuna, non è mai stato molto utilizzato. Perché lo dico? Perché era un termine, intanto non è più coerente con la realtà, perché vi ho detto che il 52% viene dall'est Europa e in certi casi da paesi dell'Unione Europea. In certi casi no, ma in altri casi quindi sono comunitari. Quindi non è efficace neppure in termini descrittivi. In ogni caso è un termine che si è caricato molto di connotazioni negative. Quindi parlando di bambini e di ragazzi, ecco, io dico che il linguaggio è importante, il linguaggio costruisce realtà. Le parole sono pietre, oppure come ci dice Trans Stromer, il Nobel per la letteratura del 2011, le parole sono orme di capriolo sulla neve. Ecco, cerchiamo di fare in modo che siano orme di capriolo sulla neve, che ci suggeriscono, ci dicono presenze, ci indicano il cammino, la strada. Allora, che cosa dicono le indicazioni nazionali, che saranno il nostro documento, non solo per gli insegnanti ma anche per gli educatori, per chi lavora nell'extra scuola, rispetto all'inclusione? Leggo due passaggi velocemente. Una molteplicità di culture e di lingue è entrata nella scuola. L'intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e i ragazzi il riconoscimento reciproco dell'identità di ciascuno. Ecco, è un'affermazione importante, bisogna vedere quanto corrisponda alla realtà di fatto, perché nel momento in cui il Ministero dice l'intercultura è già oggi il modello, cioè non dice che è una meta, un orizzonte, ma che è il modello, cerchiamo di capire il divario fra questa dichiarazione che tutti condividiamo e le realtà delle esclusioni piccole e grandi o dei rallentamenti e dei fardelli di cui parlavo prima. Comunque è importantissima questa dichiarazione. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone, innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza. Ecco, vi ricordate quella frase bellissima che cito spesso di Henry De Luca? Quando lui racconta della sua scuola, di lui bambino,
e dice, vado a memoria, la scuola allora faceva uguaglianza, e costruiva il pari, il dispari cominciava fuori. Ecco, ora bisogna interrogarsi se oggi la scuola italiana è ancora, non per sue responsabilità, per una serie di fattori, se ancora oggi sa, riesce e può costruire uguaglianza. Un'altra frase dal documento, che si intitola proprio Una scuola che include, quindi ha un titolo che è un orizzonte, un traguardo, non un obiettivo, proprio una finalità. La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, promuovendone la piena integrazione. Quindi ancora una volta abbiamo i principi, vi ricordate gli ingredienti dell'inclusione? Abbiamo i principi, aspettiamo le politiche, le pratiche ancora e aspettiamo i dispositivi. Adesso ho ancora 5 minuti. 5 minuti, vado molto velocemente, sacrificherò una narrazione, ma io vorrei farvi questa domanda: la mia scuola o il mio servizio, il mio centro, il mio servizio educativo sono inclusivi? Allora vi propongo 10 indicatori e 10 domande. È una specie, poi le troverete sul PowerPoint, non... Vi chiedo di provare a rispondere sulla base della vostra realtà. E facciamo così: chi totalizza un punteggio da 0 a 5 sta in una situazione non inclusiva, chi totalizza un punteggio da 6 a 8 è sufficientemente inclusiva, e se andiamo, diciamo, 9 e 10 è un servizio, un centro, un servizio educativo inclusivo. Allora, la prima domanda: organizza, promuove e accompagna l'accoglienza, quindi protocollo, dispositivi, tutto quello che conoscete bene. Secondo, cura i modi e i tempi della comunicazione anche plurilingue nei confronti delle famiglie immigrate. Terzo, conosce, riconosce e valorizza la diversità linguistica presente nelle classi. E quindi, come dire, riconosce un bambino che sta imparando l'italiano come un bambino che sta diventando bilingue, perché comunque non è un bambino muto, ha alle spalle la sua lingua materna. Quarto, è consapevole della pluralità delle storie e delle differenze culturali che oggi la abitano e che sempre di più l'abiteranno? La scuola è il soggetto, quindi... Quinto, è attenta alle relazioni, alle eventuali distanze ed esclusioni tra bambini e ragazzi uguali e diversi? Quindi qui abbiamo la dimensione della relazione fra pari, no? Degli stereotipi. Sesto, conosce il contesto in cui agisce, le sue caratteristiche, fisionomia, i cambiamenti in atto e le tendenze? La scuola non è un'isola. Il servizio educativo non è un'isola, deve sapere, conoscere e anche prevedere. Altra domanda: vi è collegialità rispetto alle scelte, ai modi dell'agire educativo, o invece vi è delega e rimozione del, tra virgolette, problema? Cioè sono sempre gli stessi gli insegnanti e gli operatori che se ne occupano? Altra domanda: sedimenta ed elabora consapevolezze e acquisizioni da passare e diffondere anche attraverso l'osservazione e la documentazione puntuale? Sapete che a volte la scuola sciupa, non documenta, non lascia traccia
non lascia tracce della scuola e i servizi, eh? Quindi è come se tutti dovessero ricominciare da capo. Ancora, è riconoscibile come spazio educativo di tutti e per tutti, a partire dagli oggetti, dalle immagini sui muri, i segnali, i segni, i messaggi. Quindi se io entro in una scuola, la riconosco come scuola, quantomeno va verso il modello interculturale. E infine, collabora, lavora in rete con le associazioni, le comunità, gli enti, per attività comuni nel tempo scolastico ed extrascolastico. Allora, lascio a voi le domande. Ovviamente per ciascuna di queste domande ci sono possibili risposte, pratiche, buone pratiche, modalità di lavorare. E vado verso la conclusione. Una scuola oggi che fa intercultura nonostante è una scuola che tiene insieme. Ecco, credo che questo sia il termine che vorrei lasciare come, diciamo, parola conclusiva. Tiene insieme le storie dei bambini e dei ragazzi, i loro bagagli autobiografici, a volte anche non consueti, nuovi, frammentati, con rotture, ricominciamenti, i tempi. La scuola tiene insieme il passato di ciascuno, agisce sul presente, ma convoca e prefigura il futuro. Quindi la scuola è, come dire, un momento in cui si catalizzano e si prefigurano i tempi del bambino, del ragazzo, degli alunni che la abitano. La scuola tiene insieme le parole, le lingue diverse, gli alfabeti, i linguaggi differenti. Avrei voluto leggervi un pezzetto da questo libro, ma ve lo segnalo solo perché è molto interessante per chi lavora oggi nei servizi nella scuola multiculturale. Si chiama La lingua di Ana. Il sottotitolo è Chi sei quando perdi radici e parole? È la storia autobiografica di questa ragazzina, di Ana, che si trova ad arrivare in Italia adolescente e ad essere senza parole. E lei racconta cosa succede, quali sono le prime parole in italiano e come poi riesce a mettere insieme dentro di sé, a ricomporre italiano piano piano col tempo e lingua materna. Quindi la scuola tiene insieme le lingue, la scuola tiene insieme esperienze vissute di diversità, fatte da tutti, dai ragazzini italiani, napoletani, dai ragazzini stranieri, di qualunque paese essi siano, attraverso lo scambio delle differenze, ma anche delle molteplici comunanze, di ciò che ci unisce e ci rende bambini, adolescenti, genitori, cittadini di un quartiere o di una città. La scuola, infine, tiene insieme orizzonti comuni a partire da memorie diverse. E allora chiudo veramente con questa piccolissima narrazione, anche questa tratta da un libro di scrittori stranieri che si chiama Cuori migranti, e lui, l'autore, si chiama Muin Masri. Ecco, chiudo con questo pezzettino autobiografico perché mi sembra che segnali il presente e il futuro della migrazione e anche del nostro paese. Allora, Muin Masri è arrivato giovane in Italia e ora sta per diventare padre, quindi, come dire, le generazioni che continuano. È passato del tempo e ora eccomi qui a guardar nascere il mio bambino e crescere in me l'amore, il dubbio e la paura. Che cosa gli racconterò? Da dove comincia un uomo senza casa, senza l'albero di ulivo, con un'anima bucata come la sacca che perde i ricordi? Gli racconterò di me bambino,
del profumo del pane all'alba, della sua bisnonna. Gli racconterò questo? Della vita che non è vita? Le persone lontane raccontano queste storie non per sentirsi a casa propria, come qualcuno crede. Che ne sanno coloro che hanno sempre avuto una casa? Si raccontano perché le parole sono la memoria che traccerà la strada del ritorno verso casa. Non bisogna mai tacere, altrimenti quando le parole saranno finite ci si perderà in questo cammino senza ritorno. Grazie.